Buonasera a tutti amici, eccomi qui, sono tornato con un video epico, la Juventus che mi delude, diciamo la verità. Sono andato in un bar stasera, ho detto questa partita finisce male, mamma mia. Io non volevo che... Allora, pure che ha perso questa partita, ormai la Juventus ha la qualificazione in tasca. Certo, non mi è piaciuto forse come ha giocato, perché è stata una partita piuttosto moscia, l'ha sbloccata Ronaldo al secondo tempo, ma poi dopo si è messa a dormire, non so cosa è successo. Certo, da tenderista io godo, è normale, perché comunque io tenderista normalmente godo, no? Ci dovrei ridere sopra, lasciamo perdere. Però comunque ragazzi, alla fine il calcio è questo, alla fine nessuno è imbattibile, io l'ho sempre detto, nessuno è imbattibile. Certo, non mi aspettavo una sconfitta così dal Manchester 2-1, dell'autogol di Alexis Sandro, ma io onestamente non mi aspettavo questo risultato. È un risultato comunque che penso che nessuno se l'aspettava, perché la Juventus era la favorita in questa partita. La Juventus che dormiva un po' negli allori, voleva agguantare il pareggio, secondo me, non giocava per la vittoria. È una Juventus che comunque, ragazzi, siamo sportivi, cioè io da tifoso posso anche sfottere, ma se devo essere abbastanza sportivo, cioè la Juventus è più forte di chiunque altro in Serie A, non ci sono paragoni, e secondo me nella Champions League è la terza squadra più forte che c'è, perché comunque parliamo sempre di Juve. La Juventus è stata anche sfortunata, perché comunque la sfortuna è tra pali, traverse, colpi di testa, cioè ha tentato, però non ha avuto l'aggressività che aveva, cioè ci ha perso tanto. Ovviamente qui io interista, godo tanto, insieme a un mio amico qui che è milanista, gode lo stesso, ma alla fine dei conti, non, se devo parlare sportivamente, non me l'aspettavo. Comunque la Juventus non mi è piaciuta, cioè onestamente non mi è piaciuto come ha giocato. È vero, noi l'Inter ieri sera non è che abbiamo fatto tutta sta partita, abbiamo fatto granché, cioè non è che abbiamo fatto tanto, ma la Juventus secondo me non ha fatto per niente bene, perché comunque non ha fatto niente. Nel primo tempo qualche tiro in porta, ma secondo tempo partita moscia, poi ha ripreso un po' il pallino del gioco, poi la sblocca Ronaldo, poi la sblocca, mi pare, Marzialo, Mata, come caspita si chiama, che lulla. Però poi c'è stato l'autogol, e l'autogol possono succedere. Allora, amici juventini, non me ne volete, ma io da tifoso, io lo sfottò c'è, e cioè lo sfottò del calcio ci sta, però non andiamo sul personale, cioè... Però io tenderista godo un po', però dalla parte che cosa voglio godere alla fine? Alla fine il girone l'ho passato comodamente. Io penso che vi rifarete, perché comunque ogni squadra ha i suoi acciacchi. Alla fine una sconfitta non fa male, forse sì, potevate fare un po' meglio, il pareggio forse era meglio. Però ragazzi, mamma mia, io la partita tutta quanta non l'ho vista, ho visto qualche cosa, ma già vedendo come giocava un po', non è che mi è piaciuta più di tanto. Però che devo dire, qua tutti i napoletani sono contenti nel mio paese, io in derisa sono contento pure, ma non vorrei essere nei panni della Juventus, perché la prestazione della Juve è stata veramente, non di merda, ma un po' male. Non è stata una prestazione da Juve, cioè secondo me la Juventus voleva cercare di non forzare troppo, cercava di agguantare il pareggio, come ho detto prima. Io godo, cioè lo dico sempre, godo da interista, però chi se l'aspettava? Cioè ora è obbligata a vincere le ultime due, perché comunque la Juventus le ultime due le deve vincere per forza, pure anche se ormai il posto è assicurato, raga, la Juventus passa, non è che non passa, cioè non è quello il problema. Quindi l'italiano c'è stato due pareggi, una vittoria e una sconfitta. Questa volta siamo andati un po' così, però ragazzi, io ho concluso, cioè ho poco da dire. Mi dispiace per la Juventus, perché onestamente è sempre una squadra italiana, quindi in Italia alla fine se c'è solo la Juventus deve tifare Juventus, e io purtroppo
sono obbligato, perché sono italiano e devo tifarla. La Juventus, se va in finale, la devo tifare per forza. È ovvio, cioè, sono italiano nel sangue, lo devo fare, anche se sono anche juventino, però sono anche italiano più di chiunque altra cosa. Quindi ragazzi, mi dispiace per voi, io non ho parole, cioè è stata una partita un po' moscia, devo dirlo. Comunque ragazzi, che bisogna fare? Il calcio alla fine è questo, cioè non è che possono vincere sempre i più forti, non dico che il Manchester è debole, però ovviamente è successo quello che è successo, vabbè. Poi ci sono state le fischie contro Mourinho, non so che cosa è successo, ma non lo so, non mi interessa. Io godo da interista, ma sono rimasto male da sportivo, perché io comunque, io nella mia schedina avevo messo anche l'1, perché comunque la fiducia ce l'ho con la Juventus, cioè posso essere pure anti juventino, ma... Però ragazzi, godo tanto da interista. Bene ragazzi, io concludo, ho detto tutto. Non se la prendessero, cioè mo per una sconfitta mo bisogna fare tutto sto butiferio. È vero. Loro che sono abituati a vincere forse fa un po' male sta sconfitta, ma non lo so, però. Dai Juventus, vi rifarete alla prossima. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e sempre Forza Inter. Ciao!